Allora. Buongiorno a tutte e a tutti. E riprendiamo. Ho già capito che ci sarà un'oscillazione naturale per tutta la durata del corso. Il lunedì, il venerdì. Ma d'altra parte, nella logica della produzione didattica, almeno in questo caso, fermo restante 500 le dita che nulla si sposta dei collegamenti telematici, la lezione la rende ugualmente, per cui nulla cambia per voi. Bene, la settimana scorsa abbiamo annunciato questo blocco di lezioni che ci accompagnerà per molto tempo, che è la disamina delle tecniche psicofisiologiche. Cominceremo questa specie di grossolana ripartizione proposta la volta scorsa tra tecniche classiche, classiche in qualche modo più stagionate, se volete, e tecniche più recenti, in cui l'aspetto fondamentale è che dal sistema nervoso autonomo le tecniche più recenti si sono spostate anche a misurazione del sistema nervoso centrale e in qualche modo a testimonianza indiretta di una definizione del termine psicofisiologia che, come vi ho detto anche qui la volta scorsa, è diventato più sovracomprensivo e non si limita esplicitamente a quelli che sono stati per decenni gli studi, le osservazioni psicofisiologiche. La volta scorsa abbiamo concluso con un aspetto presentato in forma grafica, ma insomma si può dire da voce senza molti problemi, che è una caratteristica delle misure psicofisiologiche che in qualche modo vi deve accompagnare, perché poi, un po' riprendendo meno parole di Bullock con cui abbiamo chiuso l'introduzione, in qualche modo mi riscopri qual è il corso eppure di promuovere un utilizzo consapevole, critico, se possibile, della prova psicofisiologica, più generale neuroscientifica in ambito giuridico-forense. E quindi la capacità di interrogarsi su che cosa realmente stiamo misurando. Per la sua natura, la psicofisiologia, per molti decenni, tranne qualche specifico caso, ha prodotto studi di carattere correlazionale. E questo in sé sarebbe una caratteristica banale, anche se purtroppo non secondaria, comune a tantissima di tutta la conoscenza prodotta in ambito psicologico. Però vi devo ricordare che gli studi o le osservazioni tipo correlazionali non consentono inferenze, deduzioni di tipo causale. Nei termini in cui ve lo proponevo venerdì scorso, questo può voler dire che quando tu hai la manipolazione di uno stato mentale, di uno stato cognitivo, puoi avere effettivamente un univoco rapporto tra la manipolazione, mettiamo il livello d'ansia, e la tua risposta autonomica, mettiamo che sia la frequenza cardiaca. Ma molto più frequentemente hai un quadro, almeno dal punto di vista logico, che può prevedere tutte le possibili combinazioni,
quindi in cui hai un'unica fattore ipoteticamente causale, ma diversi effetti, quindi non solo la tua misurazione, la tua variazione cardiaca, in questo caso specifico, per esempio. Oppure al contrario, puoi avere diversi ordini di fattori, quindi altri da quelli che tu stai manipolando, che contribuiscono a determinare le risposte che tu registri. Oppure, ancora peggio, molte cause e molti effetti. Ma questo, ripeto, è un limite intrinseco a tantissimi studi di ambito psicologico e certamente per quelli di carattere psicofisiologico. In alcuni casi, questa cosa su cui ho riflesso qualche minuto ti tornerà utile pure per farci delle domande, evidentemente. Arrivi con la semana. Allora, qualcuno potrebbe pensare, o quantomeno io l'ho pensato, parte della mia vita, che, ma non lo so, anche adesso posso pensare, ma forse non lo metto più in pratica, che le misure psicofisiologiche possono essere utili nell'ambito dei rapporti tra i due sessi. Immaginate, o meglio, delle fasi molto molto preliminari in cui tu incontri la nuova persona, lo sconosciuto, la sconosciuta. E quindi, come in tutte le cose della dinamica delle interazioni sociali, sei alla ricerca di segnali. No, segnali fisiologici, i segnali che le cose vanno nella direzione che ti interessa sostanzialmente. E se hai maturato delle minime consapevolezze psicofisiologiche, puoi essere tentato da mettere a frutto la conoscenza psicofisiologica. Allora, immaginate la situazione dalle tante, quella del treno. Si presta ad almeno due misurazioni, chiamiamole così, psicofisiologiche. La prima, devo cercare di non criminalizzarla, cioè perché poi la descrivo da maschietto, però comunque, che l'altro o l'altra ha, in uno scambio di sguardi, ancora in silenzio, eccetera, ha delle dilatazioni pupillari. Ovviamente, stante cose come quella di Bredaraga, o comunque questo background che si va costruendo sulla reattività autonomica, uno potrebbe essere portato a pensare lei è interessata a me. Magari sarà pure vero. Il problema è che purtroppo, come già detto, la dilatazione pupillare è una risposta autonomica che subentra in conseguenza di molte cause. La prima è quella fisica. Diminuiscono i livelli di illuminazione ambientale se dalla pupilla. Chi c'è un animale domestico, un gatto si vede chiaramente, vedi come lui vuole serare, la linea pupillare aumenta. Quindi quella è proprio la spiegazione solo puramente fisica e fisiologica. Oppure niente, la nostra interlocutrice sta pensando agli affari suoi, magari a qualcosa di molto per lei coinvolgente, e la sua dilatazione pupillare non è risposta a te, è risposta ai cavoli suoi. Peggio ancora, lei potrebbe essere infastidita da questa dinamica di ricerca dello sguardo, è ugualmente c'è la dilatazione pupillare. Per cui a dire cosa? A dire che se ti venisse la tentazione di procedere, qualsiasi cosa sta succedendo, di procedere, cioè di passare sulla base di questo indicatore, c'è un'alta probabilità di uno schiaffone, giustamente, tu l'hai cercato, non è affatto detto che la dilatazione pupillare significhi necessariamente. Devo dire che ci sta un altro indicatore psicofisiologico però più complesso che noi non toccheremo, che è più rivelatorio. E nel treno, in un treno in movimento,
C'è una specifica risposta di carattere oculomotorio, che è quello, ripeto, lo dico per non vi frega niente perché non la tratteremo, che è quello che si chiama distacco ottocinetico, per cui sostanzialmente il nostro movimento oculare in maniera semiautomatica segue i bersagli che mano a mano cambiano, perché il treno si muove sostanzialmente per un certo tragitto e poi torna rapidamente indietro. Questo determina, se tu lo registri con cose come l'elettroencefalogramma, che vedremo tra qualche lezione, hai una frequenza di movimenti più o meno standard, che è fatta di una parte rapida, quella in cui l'occhio segue il bersaglio, e poi la parte che ritorna indietro, e poi ricomincia a seguire. E quindi sostanzialmente tu fai una sequenza di movimenti di deviazione laterale e di ricentramento. Deviazione laterale e ricentramento. E da qua è un crudo fenomeno oculomotorio. Se questa cosa qua la fai mentre guardi fuori, però sei tu attento o attenta a chi ti sta di fronte, alteri la dinamica di questi nistagmi ottocinetici, così si chiama. E con una buona però abitudine a cogliere il fisiologico nistagmo ottocinetico e le eventuali deviazioni, tu ne puoi trarre il fatto che quantomeno il tuo interlocutore o interlocutrice ha interesse per lo stimolo periferico. Ho detto un'affermazione più generale possibile, ha interesse. Che cosa significa questo interesse? Chiudiamo questa storia. Non voglio ricordare che il legame non univoco tra la variazione periferica e i fattori cognitivi, emotivi o che altro sia, che sono la base, deve sconsigliare interpretazioni causalistiche. Lei è molto interessata a me, insomma, sostanzialmente qualcosa del genere, perché questo sia il caso. Diciamo la volta scorsa che queste classiche misure autonomiche per decenni hanno registrato molte risposte del sistema di volto autonomo, ricordando, senza dettagli che più di tanto non ci interessano, che il sistema di volto autonomo ha queste caratteristiche che più o meno padroneggiamo da più di un secolo. Primo, è diverso dal sistema di voto centrale e quasi sempre si è teso a considerarlo un sistema non volontario, che poi è la ragione per cui stiamo qua a parlarne, o meglio, a parlarne con una potenziale finalità giuridico-forense, il fatto che sia non sottoposto alla volontà. Più avanti, tra qualche lezione, vedremo che c'è qualche eccezione, ma proprio specifica la involontarietà delle lezioni del sistema di voto autonomo, che con opportuni training e qualche forma di risposta del sistema di voto autonomo è addestrabile in certi limiti. Però vale per sicurezza. L'altra cosa è che dà luogo al controllo di alcune risposte, principalmente endocrine, ma non solo endocrine, anche neurochimiche, di segno opposto perché le due branche di cui si divide il sistema nervoso autonomo, la simpatica e la parasimpatica, esercitano azioni sostanzialmente di segno opposto. Si dice nella fisiologia classica che il simpatico si prepara all'azione, a fronteggiare situazioni di allerta, che al contrario il parasimpatico media gli stessi organi, ma con la funzione opposta di reintegrare sostanzialmente energie. Vi ricordo, e certamente se lo ricordano alcuni che hanno fatto l'insegnamento con la triennale, che tutto questo poi non è solo roba da laboratorio, è roba da vita quotidiana. Queste due figure che probabilmente ricordate, alcuni di voi ricordano, è la descrizione di uno specifico fenomeno, che è la secrezione di adrenalina. Il termine adrenalina, come sapete, ormai è stato anche nel linguaggio corrente, la coppia di adrenalina, eccetera.
come spesso capita, non è altro che una derivazione di conoscenze invece assai più solide. Perché più solide? Perché a livello di una ghiandola, che è la ghiandola suprarenale, così chiamata perché è collocata sopra il rene, sopra i reni, è una degli output, cioè delle uscite, delle risposte del sistema nervoso autonomo, effettivamente l'adrenalina viene liberata in situazioni di attivazione simpatica e svolge delle peculiari funzioni. Tutte le risposte autonomiche svolgevano o svolgono in teoria alcune funzioni. Usato l'imperfetto svolgevano perché alcune risposte hanno perso tutto una ragione d'essere nella logica della specie, si sono dovute probabilmente in un tempo molto lontano della specie. In questo caso qui la logica si continua a capire, perché la liberazione di adrenalina mette in moto una serie di meccanismi fisiologici, l'aumento della frequenza cardiaca, che vuol dire aumento della gittata cardiaca, ma aumento della gittata cardiaca a sua volta vuol dire aumento dell'arrivo dei nutrienti alla periferia e quindi anche alla periferia neuromuscolare. Che vuol dire? Vuol dire maggiore capacità muscolare di fronteggiare eventuali pericoli che sarebbero le situazioni che hanno innescato la risposta, che non a caso a volte sinteticamente si chiama fight or flight. Ma mica con l'impostazione di pericolo, in situazioni di esposizione allo stress, e situazioni emozionali. Più vedete una banale rappresentazione grafica di cosa ipotizzare un'aula troppo affollata, forse no, ma un mezzo di trasporto, un treno, un'auto molto affollato è fonte per noi di disagio, evidentemente. Se c'è la possibilità di raccogliere i livelli di adrenalina, cosa relativamente facile con i rilievi ematici in questo caso, tu vedi che c'hai una drastica impennata della liberazione dell'adrenalina. In questo caso qua è l'espressione di quel disagio che noi in altro modo abbiamo concettualizzato. Oppure, con una situazione molto più simile alla vostra attuale storia di studenti universitari, questa è la dinamica dei giorni che precedono o che succedono all'esame. Quindi l'esame è l'evento clou. E come vedete, la dinamica secretoria dell'adrenalina, ma anche della non adrenalina, ma sostanzialmente sono molto simili, descrive la progressione dell'avvicinamento all'esame. Col passare dei giorni tu hai un incremento di via maggiore. Ovviamente, per certi versi, ovviamente, hai un picco estremo il giorno stesso dell'esame. E poi, indipendentemente dall'esito dell'esame, hai un ripristino nei giorni successivi del livello. Quindi, in qualche modo, una certa capacità di descrivere alcuni fenomeni della vita quotidiana ce l'hanno alcune delle risposte atomiche. Anche se poi vedremo i limiti. Già nel banale scorso, fatto la volta scorsa, dicevo, probabilmente anche della sua facilità, la risposta elettrodermica, per decenni chiamata un po' impropriamente, quasi nessuno più la chiama in questo modo, ma da qualche parte la dovrete ancora chiamare in questo modo, riflesso psicogalvanico, è una specie di omaggio a Galvani che nel 700 stimolava il muscolo, eccetera, della rana. Oggi si chiama risposta di conduttanza cutanea, risposta elettrodermica, sono due aspetti dello stesso fenomeno. Probabilmente una delle ragioni per cui ha una storia così lunga che davvero è molto, molto facilmente registrabile. In questo e in tanti altri casi io devo cercare, laddove possibile, di ridurre i tecnicismi al minimo, perché non necessariamente per voi pertinenti, però alcune cose se devo dire. Per queste e per altre metodiche, quasi sempre voi troverete due metodi. Lo vedete sostanzialmente nella figura qui riportata, avete tre possibilità di montaggio. Due diverse dita, montaggio 2,
le stesse dita sull'altra falange in contatto 1 oppure sul palmo della mano in contatto 3. La prima tentazione che è spontanea, ma perché due elettrodi non uno, sostanzialmente, visto che tu devi registrare un fenomeno, assumete senza tantissime complessificazioni che tutto quello che ha a che fare con le registrazioni elettriche, questa tecnica, la quale vediamo ancora più chiaramente perché, ma comunque parlate del encefalogramma, parlate della registrazione dell'attività muscolare, registra sempre differenza di potenziale tra due diverse locazioni. Quindi non prende tanto la grandezza elettrica di una locazione, ma ne confronta di due diverse locazioni. Poi possono cambiare le specifiche tecniche richieste per un tipo di registrazione per un'altra. In generale c'è una logica che divide queste registrazioni di differenza di potenziale tra registrazioni unipolari o bipolari. Quelle unipolari, cioè la registrazione attiva, è il secondo elettrodo è posto su un sito, una locazione che assume teoricamente che sia elettricamente neutro, quindi è contro una specie di teorico zero elettrico. Quelle bipolari, ma sono le più frequenti per molte delle tecniche autonomiche, invece registrano due siti, tutti e due elettricamente attivi, e ne confronta le differenze sostanziali. Capito, senza capirci. Stated on the meaty part of the poem, the lead wire running back towards the subject's elbow. I'm going to take another electrode, again with the green wire, and place it on the palm. Next, I'll take a piece of MicroPort tape and make a service loop by attaching the lead wire to the subject's wrist. This way, when there's tension on the lead wires, it's applied to the tape and not to the electrodes themselves. Once the Ovviamente electrodes have been placed, the questo leads in can be plugged pratica into the gate acquisition device, such as the naturalmente MyRemote. c'è qualcosa che acquisisce le variazioni delle grandezze elettriche registrate. Allora, prima di tutto un passo indietro, perché si fa presto a dire sì, la sudorazione tutti la capiscono, tutti realizzano che la sudorazione periferica è una risposta connessa a stati emozionali, come che questa sia una risposta autonomica. Non è così evidente che cosa registrano questi elettrodi, cioè quale tipo di funzione fisiologica, più che l'attività elettrica, quindi chiamandolo espulsione, quello che fanno è somministrare una piccolissima grandezza elettrica e valutare la sua conducibilità. Come diceva la volta scorsa, due volte fa, nessuno di voi ha abbastanza salizucca, spero, da darsi colpi di forza mentre nella vascata a bagno. Perché le soluzioni, l'acqua nella vascata a bagno, e ancor più la soluzione di parte salina del nostro sudore hanno una buona conducibilità. Ma a questo punto si capisce qual è la logica. Se io erogo una debolissima la donna percepibile non ne ha nessuna percezione, questa verrà condotta più o meno efficientemente a secondo del livello di sudorazione periferica. Quindi questo è il telomere, il fattore che lega quello che registra lo strumento alla nostra risposta fisiologica autonomica. Praticamente c'è un'altra cosa. In questo caso si capisce facilmente perché un disturbo ai più noti. Che questa metodica, ma anche altre metodiche del sistema nervoso autonomo,
possono essere usate su tutte le persone. Se una persona, e questo è certamente il caso della conduttanza cutanea, soffre di pelidrosi, lì non va bene. Non va bene perché l'ipidrosi è un turbo dalle molteplici cause, però si associa a profuse perdite di sudore che renderebbero poco informativa la registrazione di conduttanza cutanea. In generale, ricordate una cosa, anche per tutta la parte che poi verrà l'interrogatorio, che lasciando stare le peridrosi, che è una cosa ben specifica che riguarda solo la conduttanza cutanea, ci sono persone che hanno una labilità autonomica, cioè che hanno una tendenza a risposte autonomiche molto più vigorose, molto più frequenti di quanto ce l'abbiamo tipicamente. Una possibilità è l'ipeidrosi stessa. In generale, molte di queste test, soprattutto se sono finalizzate all'ipotetica detezione della verità, non possono essere usate su persone con abilità autonomica. Torno avanti. E la tradizione psicofisiologica è una tradizione abbastanza standard. Somministrare stimoli e valutare risposte autonomiche periferiche, proprio perché fanno parte intrinsecamente della storia della psicologia, e per certi versi ancor più della psicologia delle emozioni, della registrazione di zone autonomiche, la presentazione di stimoli standard per l'elicitazione di emozioni diverse è la consuetudine più frequente delle risposte autonomiche in generale, nello specifico elettrodermiche. In questa banale slide sono riportate ipoteticamente, perché poi si può discutere, uno stimolo neutro, uno stimolo emozionale positivo, tutto da vedere, e uno stimolo emozionale negativo. Ricordate che tutto questo nella tradizione psicologica quasi mai si costruisce ad hoc, ma fa riferimento a misure standard. E quindi assumete, se non l'avete già incontrato in altri contesti, che esiste uno strumento praticamente standard nel mondo, la più abbreviazione di IAPS, che sta, come leggete, per International Attentive to Stimuli. La logica qual è? Qual è? È molto semplice, che come esistono i processi di standardizzazione dei test, i test come li conosci tipicamente, chi vuole fare queste cose deve usare stimoli che hanno in diverso modo fatto un diverso percorso psicometrico che porta ad averli selezionati con effettivamente associati ipoteticamente a emozioni neutre, emozioni positive o emozioni negative. E per certi versi, non molto sorprendentemente, ma in qualche modo è bene apprezzare questa cosa, vi vedete come la grandezza della risposta elettrodinamica strettamente correla, e in maniera positiva, con il livello di attivazione dell'individuo. Siete avanti nella vostra storia formativa, può essere che sì, può essere che no, ma vi dico quello che dico tipicamente: abituatevi a leggere le figure anche quando non necessariamente avete una grande competenza psicometrica. Questa è una classica figura di una correlazione positiva, in cui quella che si chiama tipicamente diretta regressione è quella che minimizza le distanze tra i punti osservati. E poi questa è la rappresentazione grafica, quasi sempre viene accompagnata da un indice matematico che sono le correlazioni, R, come sapete, è il coefficiente di correlazione che va, come sapete, da meno 1 a 1 e testimonia della robustezza dell'associazione tra la variabile A e la variabile B. Perdonate un minimo di pedanteria, ma queste cose torneranno tante di quelle volte, meglio di una volta per tutte.
una correlazione di punto 61 è una correlazione di tipologia molto elevata, vi assicuro. E sostanzialmente ci dice che appunto che con l'aumentare del livello di arousal così aumenta il livello di conduttanza cutanea. Quindi in qualche modo è una diretta misura dall'unità, diciamo così, della misura elettrotermica. Poi, ma l'avevo già detto, nelle highlight, chiamiamole così, delle introduzioni, alcune volte ha reso possibili osservazioni per certi versi impensabili. Vi ho già raccontato sinteticamente, adesso non è che farò molto di più. Questo studio ormai classico, stracitato, perché è uno di quegli studi che sono diventati pietre miliari delle neuroscienze della coscienza. Cioè che sono partite le osservazioni non proprio casuali, però in qualche modo non attese su fenomeni di registrazione fisiologica, di fenomeni non consapevoli. Il contesto, ve l'ho già detto, è quello di pazienti con disturbo neuropsicologico chiamato prosopagnosia. Scusate, prosopagnosia. Alcuni di voi ricorderanno che prosopagnosia sta per l'incapacità di riconoscere i volti, è un disturbo che corrisponde, si associa, in genere una lesione dell'estero destro e delle cortecce posteriori. E by definition, questi pazienti, stante il danno cerebrale, hanno l'incapacità di riconoscere i volti. Bene, in questo studio molto citato, molto classico, hanno somministrato sostanzialmente un test di detezione della verità con cui perderemo molto tempo, chiamato Guilty Knowledge Test. Per adesso non è utile anticiparlo, però sostanzialmente presentando ai pazienti volti famosi e volti ignoti e chiedendo loro di riconoscerli con diverse modalità di risposta. Questo l'abbiamo già visto. Quello che uno osserva che coerentemente con il disturbo che hanno, se devono denominare la faccia nota che è stato presentato, i controlli lo fanno al 100%, i pazienti quasi allo 0%. Se devono semplicemente riconoscerla, che è diversa da denominarla, la percentuale dei riconoscimenti di pazienti aumenta, ma è sempre molto bassa, è sempre molto lontana dal 100%. Ma se invece contingentemente, contemporaneamente, tu registri la risposta di conduttanza cutanea, vedete che una cospicua percentuale dei pazienti è come se riconoscesse lo stimolo. In qualche modo è una misura del tutto impensata di accesso a una qualche forma di conservata funzione che l'individuo ha mantenuto nonostante il danno corticale. Ma come si spieghi veramente? Bella domanda, non è facile rispondere. Do una parziale non risposta perché non è una risposta a quello che sto per dirvi. E vorrei mettere al punto che evidentemente nel modulo corticale o comunque centrale di riconoscimento dei volti non ci siano solo componenti corticali, quelle danneggiate, ma evidentemente anche componenti sottocorticali. Però questa non è una risposta, perché è solo una logica quasi tautologica. Vi ricordo che l'argomentazione tautologica è quando tu cerchi di spiegare una cosa e semplicemente ti limiti a dirla con parole diverse, ma non hai appunto giunto al termine del problema iniziale. Se tu ne registri una capacità discriminativa della tua periferia autonomica elettrodermica e c'è un danno corticale, invocare una spiegazione altra dalla corteccia. Cioè, non è che aggiunto moltissimo a quanto abbiamo già osservato. Se non sei capace di dire che diavolo provoca la risposta elettrotermica, evidentemente non hai compreso il fenomeno. Ma anche adesso la usiamo solo per mostrare.
In alcuni contesti, l'informazione fornisce la risposta epidemica. Più gestivo per certi versi e anche una consulta, anche questo molto datato, di vaga derivazione psicodinamica, per ragioni che potete immaginare, i sopravvissuti all'Olocausto sono stati ampiamente studiati. Sono difficoltà ovviamente di questo, perché sono delle vittime di qualcosa di unico come trauma subito. E senza entrare troppo nell'aspetto specifico delle conseguenze di traumi come quello dell'Olocausto, però alcune teorie in parte di impronta psicodinamica, ma non solo, attribuiscono alla capacità di verbalizzare, alla capacità di riconoscere gli eventi alla base del trauma, un potere salvifico, se vogliamo usare questo termine, rispetto invece a meccanismi di negazione, di rimozione o di oblio dell'evento traumatico. E questo studio, molto delicato, mi immagino, studiò esattamente alcuni sopravvissuti all'Olocausto in funzione di questa variabile, capacità o meno di rievocare i contesti traumatici. Traumatici sembra poco di quello che loro avevano vissuto all'epoca dei campi. Bene, quello che loro hanno trovato è che sostanzialmente esistevano delle forti correlazioni negative tra le variazioni di conduttanza cutanea e l'entità del trauma, ma solo nelle persone con una elevata capacità di maneggiare il ricordo del trauma. E qui vedete abbastanza chiaramente le correlazioni più elevate che si trovavano in quelli che avevano. Questa è solo la conduttanza cutanea, questo è il cuore, ma lo sarà il cuore per adesso. È un'altra misura indiretta dell'abilità, in questo caso qui, di mostrare non solo il fenomeno con relazione negativa, ma avere una capacità predittiva per la probabilità e il rischio di disturbi di salute in queste persone, volendo dire che questa relazione negativa era fortemente predittiva e predittiva di una minore necessità intervento sul trauma, quindi in qualche modo una forma di screening sulle conseguenze traumatiche. Ricordate che nessuno lo fa, proprio per il numero di questo. Ma quando tu sei di fronte a fenomeni grossi collettivi, o fenomeni grossi collettivi come lo tsunami, o fenomeni grossi come una guerra, valga per l'Ucraina, valga per Gaza, valga per dove voi volete, evidentemente. E anche quando sperabilmente tutto finisce, non finisce per niente. Perché? Perché non solo c'hai tutti i sopravvissuti che hanno portato danni, come dire, incontestabili, perdite di arti o lesioni più o meno permanenti, ma assai più pervasivo è per le dimensioni e per la difficoltà è valutare le conseguenze psicologiche. Per cui evidentemente questo è un problema che c'è, ci sarà sempre, anche e soprattutto sui numeri, e in qualche modo di attinare trattamenti in funzione dell'entità dell'elaborazione del trauma che i bambini, soprattutto bombardamenti o cose simili, hanno maturato. Ma torniamo al nostro contesto. La risposta di conduttanza cutanea, la registrazione ectodermica, gode di un discreto successo in ambito che oggi è una parola che non amo moltissimo, comunque esiste, addirittura mi sembra che ci sia un insegnamento di questa facoltà, seppur non ne posso considerare, che è il cosiddetto neuromarketing.
l'uso delle neuroscienze in ambito di marketing. E si presta perché è molto facile, è molto economica. Guardiamola. Voi vedrete sottoscorrere in maniera continua una risposta di consultanza cutanea e sopra un filmato a valenza piacevole, mi sembra che sia un cartoon, e in qualche modo dovreste apprezzare la sincronia fra certe cose che accadono nella scena del cartoon e la risposta dell'epidemica. La logica, voi la capite qual è? È quello di, questo non è esattamente il neuromarketing, anche se lo può, lo è, potete intuire quale sia l'utilizzo che ne possono fare alcuni. Faccio le prime cose che mi vengono in mente. Uno spot costa. Passaggio di uno spot sui mezzi televisivi. Più lungo lo spot, più lo spot costa. Quindi, ovviamente, qualsiasi inserzionista vorrebbe uno spot che arriva il più possibile ai potenziali acquirenti, ma che dura il meno possibile per ragioni di contenimento di costi. E allora, in sede, a parte la parte di cinato, regia, tutto quello che c'è, c'è anche in qualche modo un lavoro di postfazione, di cercare di montare le parti dello spot che tu hai testato essere più efficaci. Questo tradizionalmente lo fanno gli psicologi. O lo fanno con strategie più convenzionali, in genere fanno quelli che si chiamano focus group, piccoli gruppi di persone che lavorano sullo spot e che ti raccogliono le opinioni, quindi eccetera, eccetera. Oppure in alcuni ambiti si utilizzano le misure fisiologiche. La conduttanza cutanea è certamente una possibilità, l'altra è, ma su questo torneremo, la deviazione dello sguardo. D'altra parte, di fronte a uno spot, uno dei parametri più attivamente che noi usiamo e più facilmente registrabile è proprio dove tu vai a esplorare la scena dello spot. E se il tuo scopo è selezionare la roba che pesa di più nei termini del potenziale acquirente, il movimento oculare è ancora più informativo. Però adesso vediamo l'esempio nostro. Cause them to engage, starting with the music. La prima impressione è che si veicoli esattamente quello che si vuole veicolare, cioè la capacità delle risposte elettrotermiche di informarci sulle parti di questo brevissimo spot del cartone più interessanti, più emotive. Non posso dire altro perché non lo sappiamo in realtà. Comunque, con delle più marcate risposte autonomiche. Vi segnalo però una cosa, e su questo ci parleremo tra un qualche minuto, è che primo la risoluzione temporale della risposta elettrotermica non è elevatissima. Cosa vuol dire risoluzione temporale? È un termine che diventerà tormentone nelle prossime settimane e mesi, termine di risoluzione temporale e termine di risoluzione spaziale. La risoluzione temporale sostanzialmente ha a che fare con la capacità della tecnica, della metodica, di discriminare intervalli temporali molto, molto piccoli.
Quindi l'elevata risoluzione temporale è una misura che ti riesce a distinguere nell'ordine di millisecondi uno stato di un altro stato, per esempio. Ti anticipo che nel tensoriprogramma questa capacità ce l'ha. Nel potenziometro termica non ce l'ha. Cioè tu hai una misura, vedete dei picchi, e se a volte questa che non è misurazione, è solo suggestione che tu vedi le due cose in contemporanea, vedi dei picchi in contemporanea con qualcosa che accade. L'altro aspetto, e questo valga come tesoro per qualsiasi cosa simile o dissimile che ci capita e ci capita quotidianamente, che dobbiamo abituarci pure ai non riconoscimenti. Mettiamola così, scusate, faccio una digressione del tutto gratuita. Se uno si volesse formare una rappresentazione della realtà, sull'indice di criminalità, sugli omicidi che avvengono, sugli stupri, sulla base dei giornali, non farebbe una buona cosa. Perché? Perché quelli sono evidentemente segnalazioni di eventi. Raramente, praticamente mai, ti dicono quanto la entità, la frequenza del fenomeno è maggiore, fatte salve le condizioni, anno prima, a 10 anni prima, eccetera, eccetera. Per carità, è il mestiere giornalista informare, evidentemente, però se tu formi un giudizio sulla realtà sulla base di quanto frequentemente viene riportato, puoi commettere degli errori. Non vorrei che sia equivocato questo discorso che sto facendo, però penso sto dicendo qualcosa di molto banale. Non è un caso che a volte, quando, anche per ragioni spesso politiche, si calca molto la mano sulla diffusione della criminalità o altro, eccetera, eccetera, qualcuno corregge giustamente l'affermazione, parla di percezione della criminalità piuttosto che reale. Insomma, ragazzi, la criminalità, te lo dico, le statistiche della Polizia di Stato sostanzialmente, o qualcosa di simile. C'è qualcuno che molto accuratamente raccoglie sistematicamente le informazioni sui crimini. Prendere, cioè, il fatto che tu lo incontri frequentemente sui giornali non è la stessa cosa. Come dovete ricordare, voi forse non siete giovani, non proprio giovanissimi, che l'informazione è cambiata rispetto a certamente a 40 anni, 50 anni fa, ma anche rispetto a 10-20 anni fa. Esistono fonti di informazioni molto più numerose. Ma dico qualcosa ancora di più cinico: esiste una platea di giornalisti veri o presunti molto più numerosa di quella di un tempo, che devono vivere di informazioni, devono andare a caccia di informazioni. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso dedurre lo stato, che ne so, delle rapine in appartamento o degli omicidi commessi, da quanto frequentemente compaiono sui giornali o sui siti altro, potrebbe non essere corretto, semplicemente perché quello non riflette necessariamente un fenomeno incrementale. Se non hai dati completi d'archivio, ripeto, ho detto per dire archivi della Polizia di Stato, ma è uno dei tanti repertori in cui è possibile questo stimare. Lo stesso vale per questa cosa. Quando uno guarda questi, è la testa di giocarello, è più portato a vedere i casi di coincidenza e a trascurare i casi di non coincidenza. Una cosa, avete visto che nella parte finale, in cui non c'è più il cartone, e non c'è più, insomma, i pupazzi che passano, effettivamente c'è un generale decremento delle risposte con tutta la cutagna. Però nella prima fase del cartone, stabilire con certezza, se anche avessi fatto frame per frame, immagine per immagine, a cosa corrispondeva il picco, è tutt'altro che ovvio. E di nuovo rimando al problema della corrispondenza univoca, biunivoca, commutivoca, se non so se esiste il termine
Ultimoca, comunque l'univoca esiste, evidente, l'ultimoca, non lo so, sarà fenomeno emozionale, il cartone che risposta ci sono. Ovviamente, ma questa è anche un'altra cosa con cui ci scontreremo, è che negli ultimi anni, rispetto al classico modo di studiare la conduttanza cutanea, tendenzialmente in laboratorio, ormai sono commercializzate soluzioni molto, molto più ergonomiche, orologi, sensori, braccialetti. E questo è un altro aspetto dal quale metti in qualche modo in guardia. Mercato, business non vanno sempre di pari passo alla ricerca. Cioè, chi vuole commercializzare fare l'esame di Stato, l'esame di Stato, sapete, è fatto da una componente di accademici, da una componente espressa dall'ordine e da una componente espressa dal mondo della professione, cioè di psicologi che lavorano nei vari servizi, eccetera. Almeno per me, ma so anche per molti miei colleghi, essere in commissione d'esame è stato, per l'esperienza, anche per molte ragioni. Una, diciamo quella più nobile, non è l'unica nobile, quella più nobile è che ti costringe amaramente a fare i conti con lo stato finale, con la qualità della formazione che noi stessi eroghiamo, volendo dire che spesso non è esatto, almeno vista attraverso la lente del dopo, l'esame di stato. Comunque, detto così, da un po' di anni, ormai sono un bel po' di anni che riesco ad esistere a non andare a fare, per esempio, gli esami di stato. L'ho fatto 2 volte, molti anni fa, e poi con vari trucchi. Cerco di è uno dei trucchi importanti è quello di essere i supplenti. Supplente. Come dire, nel meccanismo della tornazione è data la disponibilità per la professione virtuale. Mi contatta la segreteria e mi dice: professore, lei è supplente, c'è il membro effettivo che questo giorno qua non c'è. Vabbè, però volta devo stare. Allora, ok, diventato e partecipo. Quindi, vedete molto, l'esame di Stato è una cosa lunga, fatta di diversi step, ma guardate l'inizio della commissione, cioè quella commissione stava lavorando settimane, mesi, aveva comportato criteri, cioè tutti arrivano di un giorno, così, cioè, è zitto, è buono, fai il tuo lavoro, ma insomma, più di tanto non devi entrare, ovviamente, perché devi rispettare i criteri e i contributi che la commissione ha sviluppato. A un certo punto, era una prova di orale, la prova dell'orale l'ha amministrato quasi sempre, come in sintesi è il codice deontologico, e qualche volta, quasi sempre, si chiede più delle spese di tirocinio, che fino a quest'anno qua era post laurea, ma come sapete, perché voi sapete. Per cui, vi faccio questo mezzo pomeriggio, a un certo punto, proprio l'ultima o penultima candidata, vedo il presidente in condizione che mi allunga la relazione di tirocinio della futura candidata. Evidentemente era qualcosa che lui giudicava fosse di mia pertinenza. Ma guardo, a proposito di cartoni, in certi cartoni c'è questa cosa, come se ne fossero uscite i pochi oculari dalle cavità orbitali per quello che stavo vedendo. E dico, questa vostra collega ha fatto tirocinio in una struttura di metodo di quel nome, in cui si trattavano le dipendenze da sostanze, il gioco di gambling, il gioco patologico, il disturbo bipolare, il disturbo d'ansia, con la stimolazione magnetica tascranica. La incontreremo per un minimo in questa lunga disamina tecnica, ma non in questa accezione, ovviamente. Avete passato? Avete passato? Ha fatto un po' di conoscenze,
Peraltro è stato un pezzo di vita scientifica usandola, ma fuori i globi oculari dalle orbite, quindi che c'è questa cosa qua? Arriva la candidata, ovviamente questo vale per le tesi di laurea, vale anche per il capo di Stato, devi sempre non confondere la individuale responsabilità da quella della struttura in cui tu sei stata. Cioè, un tesista che ha fatto una tesi discutibile, ma che gli è stata, tra virgolette, imposta dal relatore, non può essere penalizzato per quello. Difficile poi capire dove finisce la responsabilità del relatore e dove comincia quella del tesista, però questo è chiaro. A maggior ragione, la povera vostra collega, lei ha fatto il tirocinio, c'ha l'elenco lunghissimo che la facoltà di psicologia stabilisce di convenzioni, che responsabilità c'ha se poi lei è capitata là? Mica lascia stare la convenzione o quella, là, la struttura. E qui non le faccio domande, non era giusto. L'unica domanda che le faccio è deontologica. Ma quello che mi derivava da una casuale conoscenza, visto che vi ho detto che c'è avuto a che fare di che, ma lei erogava le stimolazioni ai pazienti? È una domanda cattiva ma appropriata. Perché? Perché deontologicamente, nelle regole di applicazione della stimolazione energetica transcranica, la materiale erogazione deve essere fatta sostanzialmente da un medico o in presenza di un medico. Quindi le faccio una domanda consona al contesto, perché la deontologia era uno degli aspetti che ho detto dell'orale. E risponde appropriatamente, si abilita, si dice ma esco subito dalla cosa, via l'embolo, e nel giro di 2 o 3 giorni maturo una serie di schianti in faccia. Il primo schiaffo in faccia corresponsabile all'epoca dei tirocini, ma capisco che è una lista di centinaia di strutture, però quando giungiamo a conoscenza che alcune strutture fanno delle cose davvero off-limit, allora torniamo nella convenzione con la facoltà di psicologia. Eh sì, però queste cose sono complicate, aspettiamo la naturale scadenza della convenzione. Non è una bella risposta, ve lo dico. Cioè, capisco che è laborioso, metti in discussione, eccetera, però. La seconda frustrazione ce l'ho con alcuni membri più o meno autorevoli dell'ordine. E qui dico, qua ci sono psicologi che si formano in un contesto in cui si impara qualcosa che se proprio non è integrale, è tutto di significativo. E mi viene risposto la solita cosa, che è molto difficile entrare nel merito dell'appropriatezza dei metodi psicologici. Questo non vuol dire che le commissioni delle camere di natura dell'ordine in alcuni casi non mettono tutti i procedimenti per arrivare all'espulsione, ma sono proprio quei casi. Nell'altra parte dei casi, della solidità, della validità, dell'eticità degli strumenti usati è poco scarsa consuetudine. Quindi c'è una durata dei fallimenti, quello istituzionale e universitario e quello ordinistico. Torno a casa, chiamo a un mio carissimo amico, che probabilmente è la massima autorità italiana, di situazione medica transcranica, e dico, Carlo, io ho smesso di usare la situazione medica transcranica. Ma mi sono perso qualcosa? Perché io ero fermo che 5-6 anni fa l'FDA, il massimo organo, la Food and Drug Administration, aveva riconosciuto l'efficacia e l'utilizzabilità di questa metodica per il trattamento della depressione e in certi casi specifici. Poi è cambiato qualcosa? Dice, oh, non è cambiato niente. Ma guarda, io ho scoperto questa cosa qua, ci ho registrato, eccetera. E mi dice, e adesso la scopri. Dice, guarda, qui c'è una specie di rete italiana di
due grandi società che fanno questo, ma è possibile, caro. Tu mi stai ribadendo che quello che io dico, Paolo, è vero, l'unico trattamento efficace è per la depressione. Come fanno a farlo? Sui disturbi bipolari, sui disturbi d'ansia, il gioco patologico, la dipendenza da sostanze. Lui mi dice questa cosa che è banale, ma pesa come un macigno. Nulla che non sia esplicitamente vietato è legittimo. Vuol dire che se non c'è un divieto di farlo, non puoi farlo sostanzialmente. Voi capite quanto sia delicata questo status. Questo spiega pure perché, scusate la digressione, poi torno sulla rete via perché sto perdendo un po' troppo tempo, perché la Navacchi non è finita a processo perché veniva le alghe, se toglievano la pancia, la ciccia, cioè no, c'è finita quando hanno cominciato a dare i numeri, a perseguitare le persone, soprattutto quante cose là, ma per le alghe, la ciccia, eccetera, non è stata condannata anche io, se possono vendere alghe miracolose, indipendentemente dal fatto che non siano miracolose. Come si può fare quella cosa? Non è proprio tutta la storia, perché c'è un altro pezzo della storia. Anche qui, lo scoperto del caso, l'ultima cosa pure il minimo mi interessa, in un altro contesto raccontare la stessa storia che ho raccontato a voi. Becco è una scuola di specializzazione, una vostra collega mi dice, scusa, io lavoro nei limiti in cui loro puoi dire, e chiedere due cose. Primo, quanto pagano? Mi risponde. Dice, quando io ho fatto il contratto, sono stata vincolata a mantenere, eccetera, eccetera. Eppure la risposta è la non risposta, perché mi sta dicendo che evidentemente c'è un regime molto, molto oneroso per quelle cose. E poi però mi fa una cosa che mi si è rivelata utile, anche se potevo immaginarla. Mi racconta un aspetto importante, che quando i pazienti arrivano, hanno, e questo c'è più di altro che non ce l'abbiano, un bel corposo consenso informato. I consensi informati vengono firmati per qualsiasi forma di trattamenti, anche quelli canonici, evidentemente. Libro è importante perché lei ha paura che me lo fa leggere, me lo scrive, e dice che il consenso informato dice la verità. Dice, questa è una tecnica innovativa, è stata riconosciuta anche dal massimo organo statunitense del trattato della depressione. Ma poi esistono numerosi studi patologico, sulla dipendenza dell'usanza, eccetera, anche se attualmente non riconosciuto. Come dire, a che paziente io ti sto correttamente informando sullo status di non riconosciuto metodo. Ma tu figurati, io ti ero leggi, quel contesto informato, macchinoso, eccetera. Secondo, se stai lì, sei già affascinato dalla tua nuova tecnica fantascientifica, dalle cretinate che hai letto, che la Volcan, si è disintossicato la cocaina, grazie a te, perché pare che si pare, è difficile leggere i successi, pare che parte del successo di questa catena di società che fanno questa cosa qua è derivata dalla rilevanza mediatica, che è stata fornita, vero o non vero che sia, a una presunta disintossicazione ottenuta attraverso questa simulazione di cristallina. Solo per dire cosa, sei arrivato a parlare di questa cosa? Ah, no, scrivendo di riconoscenza, ecco. Per cui, se la vostra collega, che magari è molto intraprendente, intraprendente in senso manageriale, domani vuole fondare una società, che si propone a pubblicitari, che si propone a grandi aziende per riconoscere i dipendenti non onesti o al contrario per selezionare e con questo propone una bella app del suo, non è un iPhone, ma comunque insomma, del suo telefono, eccetera, eccetera. Lei non fa nulla di illegale. Beh,
indipendentemente, che non necessariamente, in questo caso vi posso dire che non esiste una indipendente valutazione per molti di questi contesti che lei sta proponendo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che molto spesso, quando la facilitazione fornita dal innovazione tecnologica non necessariamente hanno una storia di validazione. Il che vuol dire che quasi sempre non c'hanno. Vuol dire che la maggior parte di questi strumenti non necessariamente misurano quello che intendono misurare, misurano, o meglio, posseggono quella caratteristica che avete fatto, non avete fatto, comunque vi ho detto tante volte in qualche cosa che si chiama psicologia, che è la validità che tu ti aspetti, o da un test o da uno strumento di misura. So my team at MIT went through lots of iterations until we came up with a device that could be worn with X-ray on the wrist and gather data in real life. This has just been commercialized by Apple CEDA, I'm pleased to say is finally available as a product for people to gather and communicate in real world outside the lab. Here's the first example of 7 days of identity of the classroom activity. Vabbè, ragazzi, c'è una non sincronia tra la voce e il video. Quindi prendo a spot le due o tre cose del video che meritavano. Questo è uno di questi detti TED Talks, è una che sta parlando esattamente, risposta all'epidemica, e sto facendo vedere alcuni giorni di registrazione di conduttanza acutacca. Alcune cose adesso non ci interessano, magari ci interessano più avanti, sono certe variazioni autonomiche del sonno, proprio della cosa indipendente. Qui non è neanche legato né emozioni, né stress, né menzogne, né altro, fa parte delle intrinseche modificazioni fisiologiche autonomiche del sonno. E poi, in alcuni momenti della giornata, speriamo che riesca a trovare il punto che più meritava. Ah, ma è più avanti, un altro filmato. Allora, questo qua lo potete vedere facilmente, cioè, vediamo se parte, ma non aggiunge molto. Per In the vedere il video, contesto you'll see that riabilitativo, Kika, she climbed on the swing. come As she starts swinging, as that rhythmic activity kicks in, it has this nice decaying le effect. attività di We see gioco for many della people on bimba autism spectrum being vengono in blocked, qualche it's modo movements più o meno that can be very portate challenging for them. They're not dai doing that to be di difficult risposta for di conduttanza something. It acutanea. can have a very important regulatory effect. In fact, I've noticed an increasing number of rocking chairs cropping up in airports since 9/11, Vediamo se il and prossimo almost sarà meglio. Questo. a mother and a E daughter questo sembra wanted funzionare. to share the daughter's experience at school. The daughter had her first Sì, e big questo è un concert esempio from di senso school that she was scolastico playing delle a harp and singing in front of the entire school. And she expected it would be kind of peaked there, and it was. Also, it ascoltare was very la key to her musica, physical education, leggere, expected. Anything l'ora di that attivazione physical fisica e exertion made you sweat can be very arousing. poi Her mom was il very disappointed to pomeriggio see that la math lezione di lesson matematica e was poi la the plot lezione point of the day. But there was this di other vabbè, qui ha fatto implication qualche that the battuta sul fatto che la reading lezione di activity matematica and non what's riesce neanche a catturare il minimo di interesse, that? dai, a The catturare mother had a la risposta. talk with her mom later that day. In fact, I should recall this Voglio experience, dare un the punto che emotions mi coming interessa back. e poi. But this was this horrible Eccolo qua, bullying event that she was bloccati. being dragged into by her friend. Wouldn't it be amazing if the people who Ovviamente detta così è molto bella, e non è caso il TED Talk questo, e molto ben presenta la tecnica. Perché tu dici, guarda, questo si può usare a scuola, si può usare a scuola per usare, per esempio, il livello di interessamento del bambino durante le lezioni. E qui scopre che a matematica non gli frega niente, mette al contrario, l'educazione fisica la metterei da parte perché c'è uno sforzo fisico che va al di là dell'interesse che giustifica le risposte autonome. Ma lei la presenta perché prima dice,
C'è un picco inaspettato prima delle nuove educazioni fisica, poi andando a ricostruire la giornata di questa bimba, scopre che è stata soggetta, vittima di un'esperienza di bullismo. E quindi il messaggio è molto forte. È molto forte la capacità e la tecnica di condotta transcutanea di obiettivare l'esperienza di bullismo, ma anche il ricordo che a casa lei rievoca l'esperienza di bullizzazione. Non voglio discutere questo, evidentemente, voglio discutere il fatto che questo piccolo di nuovo è una classica situazione operazionale. Tu avevi un picco che non lo sapevi spiegare su quello che con certezza avevi della giornata della principale. La musica, le letture, le lezioni fisiche, eccetera. Hai visto questo picco strano e ti sei interrogato che è successo. E lì hai trovato, e quindi ti è sembrato bingo, bingo nel senso che io non discuto che lo abbia risolto. Sto discutendo il fatto che molto probabilmente altre volte hai altri picchi, ma non ti sei dato spiegazione. E quindi la capacità di vedere troppo a volte viene esaltato in questo modo, evidentemente, perché tu vai alla ricerca di qualcosa di significativo e quando non lo trovi, alzi le spalle sostanzialmente. Ma ripeto, non trovare una risposta qua, non trovare una risposta qua, ha tanta forza logica quanto ce l'ha la capacità di associare il picco di contatto transfrontale, di pubblicazione, o al ricordo dell'esperienza di pubblicazione. A mother and a... E per certi versi, non sorprendentemente, ti tradaccio. Non sorprendentemente, è entrato in qualche modo in ambito giuridico forense in maniera più sistemica, ma è rientrato. E cosa è rientrato? Perché la condotta transcutanea ha accompagnato tutta la storia dei metodi di detezione della verità all'interno di quella cosiddetta dispositivo, che è il poligrafo di cui parleremo più avanti. Però negli ultimi anni, proprio per la facilità, l'economicità, la portabilità, lo si è proposto come tecnica forense molto economica, col nome di, come leggete, Consiglio di Information Test. Dunque, il filmato è abbastanza lungo, però stavolta vale la pena che lo guardiamo tutto quanto, sperando lo faccia capirci. Prima di tutto, un aspetto. Viene presentata non con una prova di detezione della verità, ma con una prova di riconoscimento di memoria. È un po' come negli esami, la domanda si sta multipla. Io ti propongo cinque alternative di risposta su varie questioni, ovviamente questioni pertinenti all'investigazione, e tu sostanzialmente mi devi rispondere. In realtà non mi interessa quello che tu rispondi, mi interessa le tue risposte autonome. In questo caso qui le risposte di condotta transcutanea. Che altro c'è da dire? Beh, alcune cose importanti. Primo, ma questo lo vedremo anche nelle cose sul poligrafo, quasi sempre non si considera la prima risposta. Quindi, non è come l'esame. Ogni docente con memo di sale in zucca equidistribuisce le risposte giuste tra prima, seconda, terza, quarta, quinta. Invece, in questione di prove, quasi sempre la prima alternativa non si mettono item critici perché non la si considera utilizzabile. Perché la tradizione psicofisiologica dice che quando, anche adesso, fate una cosa banale, semplicemente avvicinati, ma io un po' più in convenza sulla vostra collega, fai una cosa del genere, c'è una risposta di orientamento, ce l'hai certamente, se non faccio altro, ma ce l'hai ogni qualvolta ti viene presentata una domanda all'inizio, perché questa è la prima domanda che mi fa. Seconda cosa, e questo è importante,
gli elementi che saranno posti come domande non devono essere noti. Non devono essere noti all'Emilia, non devono essere noti all'imputato, all'interrogato. Queste condizioni non ovvia da rispettare quando tu costruisci uno di questi interrogatori. Quindi adesso cosa vedremo? Vedremo una forma di ricostruzione di ipotetico evento, ma all'unico scopo didattico di presentarvi la logica di questo test. Vedrete un furto in un appartamento. Quasi si entra dalla porta posteriore. Il ladro ipotetico aveva un cacciavite per forzare, in realtà entra con la chiave sotto lo zerbino, ispeziona un ambiente e a un certo punto preleva un computer portatile e una centinaia molto probabilmente delle password, probabilmente l'unica ragione. E poi vedremo come su un'ipotetica vicenda in cui tu hai qualcuno che interroghi, si costruisce una serie di domande per sottoporre questo CIT. Welcome to the introduction to the Concealed Information Task of Law Enforcement. The Concealed Information Task, or CIT, is a method for confirming a suspect's statements denying involvement in a crime. The CIT is not a polygraph. It is simpler, but also can be very accurate when properly administered. It requires only a simple device for displaying and recording a galvanic skin response, or GSR, with sensors that are placed on the fingertips. The test procedure can be done in about 20 minutes. The CIT has scores of scientific published studies that demonstrate its validity. Before proceeding, here is a five-item checklist to help you decide whether to use the CIT. The CIT. Ragazzi, ricordate questa cosa qua. La frase "ci sono studi scientifici" non vuol dire niente. Gli studi scientifici ci stanno anche su un piccarnita, anche sul sesso degli angeli. No, 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 non è una battutaccia. Forse qualcuno di voi lo sa che ogni anno, ormai è diventata una cosa quasi seria, si fa il cosiddetto Ig Nobel. Cioè, premiano tra tutti i lavori internazionali quelli che hanno avuto oggetto delle cose così, cioè, discutibili da meritare un premio internazionale. Poi vi lascio le vostre considerazioni su quella che doveva essere una specie di cosa negativa. Adesso molti ambiscono pure andare a, perché è un episodio formale, importante. C'è stato qualche nostro. Ah, spostare. Comunque, no, sono cose. Comunque, alcuni nostri colleghi di un gruppo hanno conseguito il Ig Nobel un bel po' di anni fa. Comunque, non era questo di cui dovevo parlare, perché io davvero devio troppo dovevo parlare. Nel caso di quel consenso informato, quello della simulazione magnetica lascalica per l'abuso di sostanze, eccetera, eccetera, cioè, serve la frase magica. Come? Hai trovato? Sì, certo. Io adoro l'Ignobel, mi fa morire. Ah, appunto. Lo studio del È una cosa bella, che una parte è un modo per riflettere sul fatto che si fa ricerca sul vero, su tutto. Però nella selezione dei lavori meritori di essere premiati per il Nobel, si può giustamente sorridere come la vostra collega. Penso, mi sembra appassionata della cosa che evidentemente già conosceva. Torniamo a noi. In quel contratto informato c'è la stessa frase magica. Ci sono una serie di studi, ma ve lo confermo. Gli studi sulla risonanza sulla simulazione magnetica transcranica, nella capacità di correggere l'abuso di sostanze, il gioco patologico, eccetera, ci sono gli studi. Ma se avete fatto una tesi triennale minimamente dignitosa, avete visto che la realtà della ricerca scientifica non è come ve la raccontano qualche manuale. Perché qualche manuale
una spiegazione intrinseca e vi devo raccontare cose come se fossero tutti fatti, conoscenze. Ragazzi, il mio la ricerca ha catturato l'attenzione. Qui poi mi perdo. Ah, sì. Quello che avete scoperto è che quando lei approfondì un argomento, ci sono studi contrastanti. Mai nessun fenomeno vede solo studi di un unico sito. Poi, ovvio, non è così anarchico il processo della coscienza scientifica, e tra tanti risultati favorevoli, contrari, alla fine in qualche modo si consolida un certo tipo di fenomeno. Però studi da te, fidatevi, sono su tutto. E quindi, dire in sé, ci sono studi scientifici sulla validità delle cancellation information test, ha preso tra virgolette fino a prova contraria. Is suitable if, one, you conduct investigations of criminal suspects, two, your investigation information is protected from public release, Queste sono tutte le condizioni you per don't have rispettare, access quelle to che devono private essere research, rispettate, se lo vuoi usare four, you have a da suspect who interrogatorio. claims not to know the details of the crime you're investigating, and five, the suspect agrees to undergo a simple test. So what is the concealed information test? The concealed information test is a multiple choice test using electrical response or GSR to indicate whether an examinee recognizes information that only a guilty person would recognize. Quindi la logica qual è? La logica è The suspect would sostanzialmente, ti not presento delle cose, i 5 item risposte, per caso 4 perché il primo lo conta, suspects who commit crimes recall che only se the tu gli end dai of una risposta a un certo elemento legato the all'investigazione, test. Short video. è solo perché tu hai avuto un accesso alla tua conoscenza di memoria che non ci doveva avere. E quindi ce l'hai perché sei persona informata. Quindi non necessariamente sei guilty, ma sostanzialmente sai più di quello che dovresti sapere. Questa è la ricostruzione ipotetica, il tentativo di sbagliare. C'è stato questo senso. Adesso la domanda è come costruire le stringhe di domande per sottoporre un ipotetico. Items must be Prima di natural, tutto, le honest, domande che tu poni devono essere con elementi decisamente not ricordabili. visible to the suspect by anyone, Ovviamente non ambigue. reports or any other source. Memorabile cosa vuol dire? Vuol And dire the che se tu chiedi burglary video quante sedie ci was stavano, questo non va bene, perché è una sensazione che si confonde a 100 altre e quindi ricordo il tanto di quante sedie ci stavano. The Dice items he capita. drilled in the scene and left behind was a screwdriver. E quindi invita a concentrare, queste sono le cose Suspects cattive, il colore della porta, il numero di are sedie, or less il useful tipo di tovaglia che copre la tavola. Looking back at the previous video, some items that were present but not necessarily memorable were the color of the back door, the number of chairs at the table, the type of table covering, perhaps the property address, or the owner's name, except under unusual circumstances. The construction of CIT is very simple. Each CIT will have one key or critical item per task. Each CIT will have at least five control items that are similar to the key but unrelated to the Ovviamente, source. come le domande agli esami, le The alternative sequence sbagliate non devono essere palesemente sbagliate, devono essere verosimili, quantomeno. You should have at least three keys, but more will provide a more valid task. La sequenza, come negli esami, deve essere casuale.
con l'unico vincolo che la mai la prima, l'item cruciale. Begins by turning on your electrothermal recording device or GSR and saying something on the order of, if you're the person who stole those items from that house, you know which entrance was used for a camp. Repeat after me each of these entrances. Then you state the ovviamente c'è una scadenza relativamente lenta di lettura delle domande per la situazione che la conduttrice portata non è una lettura molto rapida, quindi in qualche modo evita il tempo alle risposte di essere presente. E c'è per esempio da dove è entrato. Ovviamente devi avere la certezza che l'interrogato, l'interrogata non ha avuto accesso a questa informazione, dato certo che la parte che ha niente, evidentemente. Each of these items would be presented about 15 seconds apart, and a critical item would be placed in any position except the first position. If you're the person who broke into that home, you did one of the following. Repeat after me. E qui com'è e materialmente entrato l'appartamento, ha portato le cerniere, le cerniere laterali, oppure la rottura finestra, ovviamente ha usato la chiave perché, come sapete, il ladro si lascia indietro il cacciavite che poi non ha usato, e anche questo è un altro elemento che solo chi è stato implicato nel furto è a conoscenza. I'll just that the critical item has been moved to a new location within the CIT, as it is with every CIT. In the burglary example, there could have also been CITs constructed for the computer and the checkbook. Once all the individual CITs are collected, it's time to analyze them. The only thing of interest is the sizes of the reactions to the presentation. La risposta più elevata corrisponde all'item dell'interrogatorio. Punto quando la risposta critica è alla la seconda più alta. And you score each CIT separately. When you look at the remaining items on each CIT, ignoring the first, if the largest reaction is to the key, the score is 2. If the second largest reaction is to the key, the score would be 1. All others would be scored as a 0. Let's have a little scoring practice. Look at the graph in front of you. A non conta, è la prima. Ricordiamocelo. First, you may ignore the first item, which is at A. That reaction would be ignored. If your key had been item D, the largest reaction, that test would be scored a 2. If, on the other hand, the key had been item F, which is the second largest item, that test would have been scored a 1. Otherwise, the task would be stored as a 0. Until the CITs have been conducted and scored, scores are summed so you can get a result. If the total score is equal to or greater than the number of CITs, the results are labeled as predictable. Allora, if the total scores are less than the number of CITs, it's considered no recognition indicated. In criminal investigative applications, the result of an RI or recognition indicated could be caused to interview the suspect. Ed è ok perché non ho aggiunto, ricapitolo solo la logica. L'interrogatorio, qui chiederebbe un dito, valuti le risposte di consultanza cutanea, non consideri mai la prima perché eccetera eccetera. Posso esattamente, se la risposta di consultanza cutanea è più ampia, corrisponde all'item critico, quello che solo il coinvolto nel reato ha del cadere. Se la sua risposta più ampia, o meglio, se la risposta all'item critico è la seconda più ampia, becca 1, però becca 0. Alla fine lo fai per tutte le domande che hai posto. Sostanzialmente, se lui prende un punteggio minore del numero delle domande poste, facciamo finta che abbia fatto 10 domande, lui non ha un indice di riconoscimento che lo può considerare coinvolto nel pericolo. Se ce l'ha maggiore, ovviamente ce lo è. Vi faccio presente che per quanto appena detto, vuol dire che non si chiede necessariamente il corretto riconoscimento in pieno.
Perché se fosse il corretto riconoscimento in pieno, il livello soglia non corrisponderebbe a 10 domande, ma a 20. Perché? Perché 2 è bingo ogni volta sostanzialmente. Ma nei fatti dopo 1 a 10, cioè quanto il numero di domande. Quindi stabilisce che 1 è il criterio superamento di 1 in media, caso di match, eccetera, tale per riconoscere che tu sai più di quello che avresti dovuto sapere se eri innocente, sostanzialmente. Quindi, in qualche modo, dà per buona una capacità discriminativa non elevatamente soddisfacente. E il resto, non commento ulteriormente, perché la maggior parte delle considerazioni le faremo tale e quale per il test del protocollo. Nei fatti è identico all'ultima versione, ancora in uso del test. L'unica differenza è la relativa portabilità, perché davvero si tratta di pochi soldi e di uno strumento che tu puoi usare a chiunque. Ma i limiti per costruire un interrogatorio, ma anche i limiti interpretativi, sono gli stessi che discuteremo più avanti. Ma ancora più di almeno la conduttante cutanea neurologica, mi rubo più tempo ancora, solo un minuto. Ovviamente c'è di tutto, come dicevo prima. Sempre su questo problema del mercato, vabbè, non mi parte il video, tanto però non è importante, lo dico a voce. Una questione che ne porteremo più avanti, tra i tanti modi che si propongono, soprattutto in auto di tante cilindrate, per la consultazione, perché prima la dico chiaramente. Non c'è una sola conoscenza solida che dice che la conduttanza cutanea è capace di discriminare il momento in cui tu hai eccessiva sonnolenza. Il che non vuol dire che tu anche a notte di sonno non ci sono risposte conduttanze cutanee, devi pure prima in un attimo quando prende il tetto si faceva vedere come durante la notte cambiava. E questo è un strumentino molto ammirante, economico, che tu indossi. Ma e chiudiamo perché è molto semplicemente contabile, cioè sostanzialmente dentro due sensori che più o meno farebbero la stessa cosa che fa la canonica registrazione. Un'integra, in questo caso qua, con un'altra informazione, ma ripeto, nel cuore. E poi dà la vibrazione quando saresti in rapporto con essa. Qual è il problema? L'ho detto, il contrasto della formazione antica trascranica per i disturbi da abuso di sostanze. Non c'è nessuna validazione, anzi, posso dire con certezza, non funziona come test di discriminare l'eccessiva sonnolenza rapida. Non perché non sia reattivo a condizione. E chiudo davvero, ma su questo potete giocare voi a casa, visto che ci sono app per tutto. Quindi assumete che ci sono alcuni che hanno sviluppato app col vostro telefono per fare l'esercizio di contatto. Ovviamente il livello di validità di questa roba è praticamente uguale a zero. Però sappiate che esistono perché ci stanno nel vostro magazzino Android, nel vostro magazzino Apple. Se è un po' esagerato perché il tempo è prendere il treno. Ci vediamo venerdì alle 12 non accordo, scusate le digressioni.